Ciao a tutte e tutti e grazie di darci la parola. Inizio semplicemente scusandomi perché sono arrivato poco fa e a nome di tutto quanto collettivo vorremmo scusarci. Siamo impegnati tutto il giorno nell'organizzazione di una piccola iniziativa che è molto importante per il nostro spazio e quindi siamo arrivati solo adesso. E ci è piaciuto molto non prendere parte alla vostra assemblea, non ascoltarla dall'inizio alla fine. Ci premeva quindi essere qua, anche se un po' trafelati e di corsa, per portare la nostra parola. Una parola che è molto semplice, vuole semplicemente ribadire il nostro essere al vostro fianco, al fianco di ADL Cobas e delle lotte dei lavoratrici e dei lavoratori e delle lavoratrici, come è successo negli ultimi anni, negli ultimi mesi, essendo al vostro fianco a Nogara, alla Coca-Cola, a Via Dana, con la Composad, ai magazzini qua a Padova e nei dintorni. Questo giusto per dire che ci siamo e che ci scusiamo nuovamente per non essere stati presenti fino ad ora. E poi volevamo dire semplicemente due punti. Uno riguarda lo sciopero di cui si stava discutendo e di cui si discute e di cui si parlerà nel merito domani a Milano. E dal nostro punto di vista riteniamo che sia importante provare a spingere perché ci sia effettivamente questa mobilitazione quanto più unitaria possibile. Perché il 16 giugno si è visto, è stato dimostrato che con lo sciopero del trasporto pubblico e della logistica di questi due settori si è segnato davvero un momento importante in cui si è dimostrata la forza che come lavoratrici e lavoratori abbiamo nei momenti in cui ci impuntiamo e rivendichiamo alla luce di una prospettiva i nostri diritti, la nostra dignità e sappiamo che quando lottiamo sappiamo vincere, sappiamo anche fare male. E in secondo luogo perché appunto nel clima generale di attacco al diritto di sciopero, di venti che soffiano sul razzismo, sulla guerra tra poveri, tra lavoratori, dividere le varie condizioni, farci credere che siamo in competizione gli uni con gli altri, mentre in realtà siamo dalla stessa parte, che siamo garantiti, che non siamo garantiti, che siamo di origine straniera, o che siamo invece italiani, che abbiamo o meno la cittadinanza, siamo tutti quanti lavoratori e tutti quanti, quando lottiamo per le condizioni nostre e di tutti quanti. Quindi all'interno di questo clima è importante, sarebbe davvero fondamentale che ci fosse un'ulteriore giornata, un po' più allargata di quella del 16 di giugno, in cui diverse sigle, ma soprattutto tante lavoratrici e lavoratori possano lottare, affermare insomma la loro sete di giustizia. Legando appunto tutte quante queste questioni. E poi niente, soltanto un piccolo invito che vi faccio, perché la ragione del mio ritardo della nostra presenza in questa assemblea è perché stiamo lavorando a un festival che si svolgerà oggi e domani al Parco Milkovich qua vicino a Padova e inizieremo con un dibattito che forse può interessarvi, a cui quindi vi invito molto semplicemente, perché potrebbe essere un'occasione per continuare in nuova forma e gli stessi discorsi che possiamo fare anche qua. Presenteremo un libro che è un'esperienza di scrittura collettiva operaia ed è un modo in cui appunto un collettivo di operai racconta la propria condizione attraverso il racconto, attraverso la narrazione. C'è bisogno, secondo noi, di narrare il lavoro a partire dai lavoratori, lo facciamo con la lotta, possiamo farlo anche con altri strumenti. Ne parleremo questo pomeriggio, siete tutti quanti invitati dalle 5:30 al Parco Milkovich. Grazie ancora e avanti.